Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale. Ragazzotti, come si suol dire, una promessa è una promessa. E io vi avevo detto una bella cosa. È un grande riscontro, insomma, se siete tanti a vedere questo video e siete tanti a voler vedere anche quelli da 8 cm, io vi assicuro che mi impegnerò per portare anche quelli. Eh già ragazzi, ve l'avevo detto. E se mi dimostravate sul video scorso che eravate interessati a vederli, io ve li avrei portati. Ragazzi, ci tengo a iniziare questo video innanzitutto ringraziandovi. Vi volevo veramente tanto ringraziare perché siete stati incredibili. Mi avete lasciato più di 100 like nel video scorso dei Lord dei Gormiti. Se ve lo siete perso, ve lo lascio qui sopra in scheda, mi raccomando. Andate a recuperarlo. Inoltre mi avete lasciato anche tanti commenti, insomma mi avete veramente fatto capire che questi Gormiti vi piacciono molto e volevate vedere anche quelli da 8 cm. Eccoli qua ragazzi, io rispetto sempre quello che dico e quindi ve li ho portati. Ragazzotti, ovviamente dividerò questo video in due parti perché come potete vedere sono ben 12, insomma sono un po' tantini, tutti insieme verrebbe un video troppo troppo lungo. Quindi cercherò di fare un video oggi e subito domani, ragazzi, non mi farò aspettare molto, cercherò di farveli vedere così attaccati. Ragazzotti, prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grosso pollice da lì in su e mi raccomando, iscrivetevi al canale. Inoltre, cari ragazzotti, vi ricordo come al solito che qui sotto in scheda vi lascio i link per poter acquistare tutti questi meravigliosi gormiti. Cosa che, come al solito, ragazzi, tengo a sottolineare, mi raccomando, per i più piccoli. Anche se avete accesso alle carte di credito, anche se avete accesso alle password, mi raccomando, non acquistate mai nulla senza il permesso dei vostri genitori, eh? Mi raccomando. Dunque, oggi direi che andremo a vedere questa prima parte di sinistra, la prossima volta vi farò vedere questa parte di destra. Dunque, spostiamoci sotto. Allora ragazzotti, eccoci qui con i nostri gormiti, qui davanti abbiamo quelli che apriremo oggi, vi confesso che li ho divisi in maniera assolutamente casuale, quindi non ho rispettato i popoli, non ho rispettato nessun tipo di cosa. Quindi oggi andremo ad aprire sicuramente, vedo due del fuoco, quindi abbiamo Koga e Nuclear, poi apriremo uno solo del popolo del vento, Ultra Zephyr, e poi due del popolo della roccia, abbiamo Ultra Torak e Motak del popolo Mecha. Quindi abbiamo ben quattro popoli diversi, se non sbaglio, quindi qua togliamo il taglierino professionistico che era messo in mezzo. E dunque, ragazzotti, io direi di iniziare. Come potete vedere sullo sfondo vi ho lasciato quelli che andremo a vedere la prossima volta, quindi mi raccomando, attivate la campanellina perché penso che già domani andremo a vedere tutti quegli altri. Allora, dunque, iniziamo con il nostro Ultra Zephyr. Allora, andiamola ad aprire, vediamo un po' come sono fatti questi bei gormiti da 8 cm. Ragazzi, l'altra volta abbiamo visto i Lord che vi assicuro erano bellissimi. Dopo ve li faccio anche rivedere tutti insieme perché fanno veramente un super effetto. Allora, innanzitutto io direi di guardarci velocemente, ma molto velocemente, la checklist come al solito, ragazzi, questa l'abbiamo vista anche l'altra volta, però guardiamola magari se qualcuno se l'era persa. Qui abbiamo quelli da 8 cm, quelli che apriremo tutti quanti oggi e domani. Poi abbiamo i tre Lord che abbiamo fatto l'altra volta. Le Hyper Beast, ragazzotti, io vi invito ancora a lasciarmi un bel pollicione, fatemi sapere perché magari vi faremo vedere anche le Hyper Beast. Poi c'è l'Hero Spack, quello nuovo ovviamente con i guardiani. Poi abbiamo le Giant Figure da 12 cm, mentre invece abbiamo qui, ragazzi, ne abbiamo aperti in tutti i modi, io vi lascio sempre in scheda nel caso vi siete persi le bustine da edicola. Poi abbiamo l'Ultra Bracciale, abbiamo fatto anche lui. E poi abbiamo i due nuovi Action Playset, magari un giorno ve li porterò, vediamo un attimo. E sicuramente l'Ultra Tower è in previsione, ragazzi, appena potrò vi farò vedere anche l'Ultra Tower. Allora, dunque, questo è il nostro Super Zephyr, anzi, ragazzi, Ultra Zephyr. Quelli normali non ci interessano più, ormai noi vogliamo vedere gli Ultra. Allora, ragazzi, devo dirvi, sono di una qualità meravigliosa, sono colorati benissimo, guardate che belli. Ragazzi, questo diciamo anche, vogliamo dire che Ultra Zephyr è uno di quelli più semplici, ragazzi, perché come potete vedere non è che ha questi grandi accessori, a parte questo super jetpack che gli consente di volare. Poi, insomma, non è che ha molti dettagli, ecco. Però, ragazzi, guardate l'armatura come è fatta bene, come è scolpito bene.
Bellissimo. Allora andiamo a vedere le articolazioni, ragazzi. Abbiamo sia sul braccio che sul gomito, ovviamente, entrambe le braccia. Abbiamo la testa che ruota, eccola qua, ve la faccio vedere. Poi abbiamo l'articolazione sulla gamba, mentre sono prive, è privo di quella sul ginocchio. Come potete vedere, il ginocchio non si piega. Ragazzi, è bellissimo! Guardate che spettacolo! E questo è il nostro primo Gormita che siamo andati ad aprire. Ce lo posizioniamo qui, Ultra Zephyr. Vediamo un po', facciamolo reggere in piedi. Eccolo qua, bellissimo! Allora, inizio a fare un po' di ordine perché altrimenti poi qua non ci si capisce più nulla. Oggi abbiamo veramente tante scatole. Vi faccio vedere, come al solito, ragazzi, magari vi faccio vedere solo questo perché poi gli altri sono tutti uguali, quindi insomma, magari ve li faccio vedere direttamente dalla scatola, anzi, facciamo direttamente così senza che lo sto a aprire, perché come potete vedere, ragazzi, si fa molta fatica, ecco qua si è aperto male come al solito. Allora, qui abbiamo il disco di Ultra Zephyr, ovviamente compatibile con il bracciale dei Gormiti, eccolo qua, anzi, con l'Ultra bracciale degli elementi, diciamola tutta. So che mi avete chiesto, peraltro qualche ragazzo mi ha chiesto se questi dischi sono compatibili con il vecchio bracciale dei Gormiti. Ragazzi, purtroppo io non lo posseggo più e quindi non so dirvi se sono compatibili anche con il vecchio, quindi purtroppo non lo so. Da esperienza vi dico che forse no, però magari se qualcuno di voi lo prova me lo faccia sapere. Ok, dunque ragazzi, spostiamoci sul popolo del fuoco e andiamo da Nucleor. Ragazzotti, questo, se vi ricordate bene, era uno dei miei preferiti. Quando abbiamo aperto le bustine da giocheria, quando l'ho visto mi è piaciuto subito da matti. E quindi sono proprio contento di andarla ad aprire. Tra l'altro sono anche contento di aprirlo proprio oggi, perché lo vedo subito e non mi rimane la curiosità di sapere come è fatto il nostro Nucleor. Allora, andiamola ad aprire. Ovviamente, ragazzi, la checklist l'abbiamo già vista prima, quindi non l'andremo a rivedere. Qua togliamo tutte le cartacce e quindi togliamo dalla carta il nostro Nucleor. Eccolo qua, ragazzi, guardate che spettacolo. Peraltro devo raccontarvi un piccolo aneddoto. Quando sono andato a comprare questi Gormiti, ragazzi, l'ultimo che mancava era lui. Era l'unico che non c'era alla giocheria, lo sono dovuto andare a cercare da un'altra parte, che una ragazza gentilissima mi è andata a controllare nel magazzino e ha trovato l'ultimo, proprio lui. Quindi è stato proprio, ragazzi, proprio all'ultimo siamo riusciti a rimediare anche Nucleor. Ragazzi, guardate che bello. È a dir poco bellissimo, ma veramente, ragazzi, non so come spiegarvi, ma è fantastico. Guardate che bello, guardate le sfumature. Poi, ragazzi, sono colorati alla grande, devo dire. Hanno fatto veramente un gran lavoro quelli della Giochi Preziosi, complimenti a loro. Guardate che bello il suo zainetto con il tubo che va sul cannone sparafuoco, ragazzi, a dir poco meraviglioso. Questo ovviamente per il popolo del fuoco, uno dei Gormiti sicuramente più bello, più attrezzato e più corazzato. Ragazzi, qui ovviamente abbiamo sempre la stessa articolazione, come potete vedere abbiamo sia il braccio che il gomito. Questo vale per tutte e due le braccia, la testa che ruota. Eccola qua, vanno un po', soprattutto all'inizio, ragazzi, sono un po' duretti, ma poi man mano che si muovono diventano più facili da ruotare. Ovviamente anche la rotazione sulle gambe. Bellissimo, ragazzi, ce lo posizioniamo qui. Eccolo qua, il nostro Nucleor. Bello, bello, bello. Allora, esattamente come prima vi faccio vedere, eccolo qua, il disco Nucleor. Sempre, ovviamente, come abbiamo detto, per il popolo Mecha. Molto, molto bello anche lui. Poi proseguiamo il nostro spacchettamento. Scusate se ci metto un po', ma faccio un po' d'ordine, ragazzi, con le scatole, come vi ho detto, perché altrimenti viene poi una montagna di carta e non ci si capisce più nulla. Allora, proseguiamo. Questa volta andiamo con il popolo della roccia. E questa volta abbiamo il nostro Ultra Thorak. Ragazzi, mamma mia, quanto è bello. Andiamola ad aprire. Togliamo dalla sua confezione, ragazzi, questo è proprio massiccio. Guardate che spettacolo, col suo elmo che ricorda sicuramente le corna di un toro. Ha anche l'anello al naso, ragazzi. Un vero toro questo Gormita, è veramente bellissimo anche lui, ragazzi. Guardate che bella la texture che ha sulle gambe, sulla pancia, sulle braccia, che ricordano proprio la roccia. Come potete vedere sembra proprio fatto di roccia. Bellissimo, poi inoltre con la sua armatura super corazzato, guardate che bello. Ragazzi, veramente bellissimi questi Gormiti, poi soprattutto insieme fanno un effetto meraviglioso. Dopo vi faccio vedere anche con i Lord
bellissimi. E questo dunque è il nostro torac. Ragazzi, le articolazioni io ve lo ripeto sempre, ma perché magari non si sa mai che qualcuno lo fanno in modo diverso, però per ora sono tutti uguali, quindi doppia articolazione sulle braccia, singola sulle gambe e ovviamente la testa che ruota. In questo caso, ragazzi, essendo così super corazzato, avendo un petto così prorompente, il nostro torac fa un movimento della testa un po' piccolino, insomma, lo muove veramente poco, però diciamo che le intenzioni c'erano tutte. Quindi questo è il nostro ultra torac, ragazzi. Vi faccio vedere come al solito anche il disco, eccolo qua, ovviamente, guardate che bello, ultra torac, bellissimo. Poi dunque mettiamo a posto tutto l'occorrente di ultra torac e proseguiamo con il nostro quarto gormita. Oh, mega cazzato, ragazzi, ci spostiamo sui cattivoni, ci spostiamo sul popolo dei Duncan e andiamo ad aprire dunque il nostro Omega Xador. Ragazzi, anche i cattivi hanno avuto la loro trasformazione, anche i cattivi hanno avuto il loro potenziamento e giustamente, ragazzi, è come è giusto che sia. Lui è uno dei pochi, ragazzi, se non sbaglio c'è soltanto Hydros e Akilos che hanno anche un'arma. Lui, eccola qua, la sua mazza gigante, andiamola ad aprire. Eccolo qua dunque il nostro Omega Xador. Gli mettiamo anche in pugno la sua arma. Eccola qua, guardate quanto è bello, ragazzi, anche lui scolpito alla grande. Guardate che bello, guardate qua, c'è anche questo viso che ha sulla cinta. Guardate che bello, tutti gli spuntoni dorati, l'elmo anche lui con gli spuntoni. È tutto uno spuntone questo Gormita, peraltro ha anche il mantello. E che vi devo dire, ragazzi, guardate che dettagli, anche l'arma bellissima. Veramente super, ragazzi. Questo ovviamente anche, come sempre, doppia articolazione, sempre un po' durette, soprattutto all'inizio, appena aperti dalla confezione. Questo la testa, ragazzi, non si muove perché, come potete vedere, ha questo elmo gigante, quindi non riesce a muovere la testa. Le gambe ovviamente si muovono. Lo mettiamo qua, questo magari si sbilancia un po' avendo quest'arma gigante, anzi no, si regge abbastanza bene, credo. Eccolo qua, guardate che spettacolo, il nostro Omega Xator. Poi andiamo a vedere, come al solito, il suo disco, anzi no, e qui vi ho detto una cavolata. E questo però io già lo sapevo, adesso mi sono lasciato ingannare dal susseguirsi degli eventi. Ovviamente i cattivi, ragazzi, sono privi di disco, perché ovviamente il disco per loro non c'è, quindi non si può mettere nell'ultra bracciale. Quindi questo Xador aveva l'arma, ma gli mancava il disco. Oh, ragazzi, qua ancora andiamo col popolo Mega, ce li siamo fatti tutti, credo, i Mega, e peraltro sono anche i più belli in assoluto, meno per me, ragazzi, sono i nuovi, la novità sicuramente sono quelli che attirano di più. Andiamo a vedere Motak, ragazzi. Motak è uno dei gormiti che mi ha sorpreso di più quando abbiamo aperto la nuova collezione, perché devo essere sincero, ragazzi, ha un design particolare, cioè sembra quasi di un altro cartone, quasi non sembra effettivamente un gormita. Vi dico questo perché, ragazzi, è molto più vicino a una macchina da guerra, insomma veramente a un robot, che a un gormita. Ragazzi, è bellissimo, mi piace da morire, guardate che spettacolo, ragazzi. Allora abbiamo braccio sinistro con questa sorta di chela meccanica, ragazzi, che io non auguro a nessuno di trovarsi di fronte a questa chela. E ve lo dico subito, così per iniziare. Braccio destro, ragazzi, con il mega cannone che peraltro, ragazzi, si carica. Guardate, in questo modo si incastra e premendo questo pulsante, pam, parte, vedete? Qui si incastra e qui parte il cannone, ragazzi, spettacolare, è veramente bellissimo. Peraltro guardate anche il suo unico occhio gigante, prese d'aria, bulloni anche lui, ragazzi, super mega attrezzato, guardate che spettacolo. Bellissimo, ragazzi, mi piace veramente molto Motak. Ovviamente, ragazzi, anche lui doppia articolazione su entrambi i bracci, anche se quella del braccio destro, come potete vedere, è una rotazione differente, perché giustamente ha un cannone. Muove sempre le gambe, la testa, ragazzi, immaginerete che è fissa. Guardate che spettacolo, mi piace posizionarlo così con la mano sinistra che regge il cannone. Super bello Motak, ce lo mettiamo qua, ragazzi, che spettacolo. Poi vi faccio vedere ovviamente anche il disco. Eccolo qua, Motak,
ovviamente per il popolo Mecha. Poi allora andiamo a sistemare come al solito la scatoletta e andiamoci a vedere per oggi l'ultimo Gormita, ragazzi, Ultra Koga. Fammela pure questo, ragazzi, ma che vi devo dire? Ma quante volte ve l'ho detto che sono meravigliosi? Però sinceramente dobbiamo dire la verità, non è che possiamo dire cose non vere. Sono meravigliosi, sono fatti benissimo, ragazzi, per forza. Allora, andiamoci a vedere Koga. Già ve lo dico, a me mi sembra proprio bellissimo. Allora, per il popolo del fuoco, qui abbiamo Ultra Koga. Bellissimi, ragazzi, quelli del fuoco. Ve lo dico, vi piacciono da morire. Sapete che mi piace molto poi la colorazione, questa colorazione dorata, mi sa, una sorta di armatura dorata che li rende super potenti, ragazzi, bellissimi. Ovviamente lui ha il suo grandissimo scudo sul braccio destro con doppia articolazione, mentre invece il braccio sinistro non ha nulla, ma ovviamente sempre la solita doppia articolazione. Ma anche lui muove le gambine e la testa, come potete vedere, per colpa della sua super chioma rossa, rossa fuoco, muove un po' meno. Ecco, vedete il movimento, però fa anche un movimento, come potete vedere, non solo di rotazione, ma si muove anche un po' in questo modo. Bellissimo, ragazzi, andiamolo ad analizzare. Guardate che belli i gambali con questa sorta di croce rossa. Poi anche il petto, super figo. Andiamolo a vedere dietro, ragazzi. Guardate quanti fregi ha, come è scolpita bene l'armatura. Ragazzi, sono veramente bellissimi. Io lo so che ve l'ho detto 200 volte, ma che dobbiamo dire? Se sono belli, sono belli e basta. E questo è il nostro Ultra Koga. Allora, ragazzotti, ce lo mettiamo qui, in modo che si vede qua. Li ho messi un po' troppo larghi, perché non c'è spazio per il nostro povero Koga. Eccolo qua, lo mettiamo qui. E dunque, ragazzotti, questi sono i primi 6 Gormiti da 8 cm che abbiamo aperto oggi. Peraltro vi avevo promesso che vi avrei fatto vedere anche come stavano con i Lord da 12 cm. Guardate un po' che robetta. Ovviamente, ragazzi, adesso li hanno un po' nascosti, quindi ce li andiamo a mettere qui dietro. Qua guardate, per il popolo della roccia abbiamo Torak. Guardate un po', mettiamo anche il nostro Motak vicino a Ultra Electrion. Poi abbiamo Nucleor. Guardate che spettacolo, ragazzi. Guardate insieme, vi muovo un po' la camera. Guardate insieme come sono belli, ragazzi. Ma che cosa, che vi devo dire? Sono o non sono super belli? Questo lo lascio dire a voi. Scrivetemi un commento se anche a voi vi piacciono da morire questi Gormiti, perché a me piacciono veramente un casino. E dunque, ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati sulle nuove uscite. Se questo video vi è piaciuto, ragazzotti, lasciate un grosso pollice in su. Io ovviamente vi do appuntamento a domani. Mi raccomando, campanellina, spolliciate, perché domani arriveranno gli altri 6 Gormiti da 8 cm. Qui da Visio e da questi super Gormiti è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao.